Eccolo là, bravissimo. Un attimo preciso che li stimoliamo. Ecco fatto, hai visto? Morbida, morbida. Ok. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Siedi qui davanti a me. Povera. No, non c'è motivo. Giriamo la testa. Ok, vedi che giri poco, non riesce ad andare fino alla fine. Il naso dovrebbe arrivare alla spalla. Invece qua ci arriva tranquillamente, quindi hai proprio uno squilibrio, ok? Dammi, guarda, così, le mani, apri le dita, tieni così, apri le dita, forti forti, non mi fare vincere. Ok, chiudi, forte forte, non mi fare vincere, spingi in basso tutto, in alto, mantieni, scusami, così le braccia, spingi in alto, lascia, spingi di lato, ottimo. Qua non hai nessuna complicanza, diciamo, più neurologica sulla parte muscolare legata alle radici cervicali. Se noi giriamo per metà a sinistra, spingi in alto, non succede niente, ma se giriamo tutto, spingi in alto, cede Sì, completamente. non andiamo Al così. contrario, non succede niente in teoria. Vediamo un po', forse nella parte alta spingi in alto, e infatti è così, questo succede un pochino, spingi in alto, qua non succede niente. Ti spiego, questo capita spesso. Debolezza o è legata alla rotazione per quando si mette in gioco la cervicale bassa a sinistra e alta a destra. Ora ce l'andiamo a sbloccare e ti passeranno tutte cose. Morbida. Da Soffro di mal di testa quando attivo 6 anni. tanto tempo. Hai Sì. avuto traumi? Traumi proprio in testa, tipo cadute? No, Morbida, che sentire un piccolo click indolore. Ecco fatto, hai visto? no. Zero proprio. Morbida, guarda con gli occhi lì, per favore. Ora guarda in basso a sinistra. Eccolo là, bravissimo. Scusami un po', morbida. Ok, questo è bello libero. Ti rifaccio vedere, ok? Per precisione, gira di qua, spingi in alto. Non c'è di più, ok? Gira per metà a destra, solo metà così, spingi in alto, non c'è di più. Vedi, ti ricordi come cedeva prima? Sì. Mi abbassi la testa, spingi in basso, ok? Spingi Con la forte, testa? sì. Vedi che è debolissimo. Se noi li tocchiamo, sono uno, guardami dall'altra, e due, così si chiamano punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, quindi è come se li stessimo escludendo momentaneamente dal nostro test. Mantieni giù la testa, spingi in basso e diventa fortissima, vedi, tipo per miracolo, eh? Siamo preciso che li stimoliamo, così si rinforzano subito. Da quanto tempo lo porti l'apparecchio? Ma ho portato prima il fisso, all'incirca per 3 annetti, e poi tutto era molto quello mobile. Giù la testa, spingi in basso, adesso subito forte, vedi? Ti metti per fuori a pancia in su. Voglio controllare, vedi, non per sfiducia, ma a volte uno non li ricorda i piccoli traumi. Li voglio vedere col magnete, che è un ottimo Non so, strumento può essere, io diagnostico. magari non me lo Esatto, non lo ricordo. puoi, magari non lo ricordi quando Sì. eri piccolina. Dritto il braccio, spingi verso di qua, di là, esatto. Ok, ferma, spingi, no, spingi, no, spingi, no, spingi, no. Spingi, no, spingi, no, effettivamente, sinceramente, lui Scusami. solo vibra, non succede niente.
Mente no. Zero. Okay. Ed è questo che provoca pure il mal di testa. Può capitare, sì, però non è solo questo. Dall'altro lato io qua non lo sento il fastidio, ma ti assicuro che invece c'è il muscolo interno che si chiama pterigoideo, ok? Mm-hmm. Che invece è super teso ed è quello che sposta poi la mandibola dal lato opposto. Okay. Esattamente questo, apri la bocca. Chiudi, non stringere, vedi che qua fa male, ok? Mm-hmm. Lo senti? Sì. Apri la bocca, chiudi, vedi che qua no, ok? Sì. Apri, chiudi. È esattamente quello che ti ho appena proprio spiegato, proprio perché effettivamente c'è uno slittamento ed è anche muscolare, quindi dobbiamo un po' lavorarlo. C'è ora sta male. Sì, un attimo, preciso, perché questi sono un po' fastidiosi, mi dispiace. Ottimo, grazie. Esatto, vedi che adesso sono uguali. Subito, sì. Giusto da poco. Morbida. Ok. Molto bene. Porti. Forte, ok. Cioè, nel senso, non le fare staccare, ok? Morbida. Ok. Vedi, non succede niente, hai subito un grado di libertà personale anche sì. Dal respiro, che è veramente enorme. Morbida. Hai visto? Guarda, la testa qua, le braccia, sì, guarda, ci sono dei poggi a braccia, no? No. Allora, ci ricontrolliamo effettivamente la dismetria che c'era. Ed è leggera, ma c'è, come si può vedere. Sì, è normale. Esatto, ritorno perché sei più molto congestionato a livello muscolare, ti fa troppo bene a te. Morbida, respiro, butta l'aria, ecco fatto. Tieni così, spingi verso il tetto, tu sei a posto, lascia. Togliamo uno, togliamo due e mi devi dire se per caso sei mai caduta sul coccige, ok? Tipo da cavallo o no. Facendo delle cadute particolari, insomma. No, cioè nessuna caduta grave. Per favore la mano destra. Allora, segui me, girala, al contrario, esatto. Segui me per piacere, la piega il gomito, grazie. Apri le dita. Aspetta, lasciamo aprire la mano. Tocca il coccige, tocca qua. Aspetta, lascia. Qua. Spingi in alto, qua. Vedi che cede, ok? Sì. Ti posso fare vedere l'altro lato, grazie. Questa la puoi levare. Dammi qua, per favore. Stessa cosa, dammi la mano. Lasciati guidare, qui. Spingi in alto, non cede niente, vedi? Ok? Come ti avevo detto, sì, effettivamente c'è una brutta debolezza. Ritocca cortesemente qui, esattamente qui, per favore. Aspetta, esatto, spingi in alto e non c'è di più, va bene? Questo è già molto importante. Però facciamo un'altra cosa molto interessante. Se io lascio il perforo giù, se io tocco, guarda, qui, ok? Magari fa un po' male, ma niente di trascendentale, giusto? Sì. Ma se metto, guarda, un magnete sul coccige, ok? Qui aumenta il dolore. No, morbida, si muove il lettino, non ti spaventare.
verso di me, verso di me, verso di me. Appoggio pure. Rilassa per favore le gambe. Mi mantieni in questa posizione, ok? Proprio così. Mi dai per favore una mano. Tieni qua. Mi dai per favore quest'altra, scusa un secondo. Ti giro io soltanto. Tieni di qua, ok. Tieni di la mano. Morbida. Ecco fatto. Allora, ti giri cortesemente dall'altro lato. Sì, non ti preoccupare. Faccio tutto io, non ti devi preoccupare di niente. Dai per favore questo qua, così, rimani in questa posizione. Posso avere questo braccio per favore? Me lo mantieni semplicemente qua. Posso avere l'altro? Aspetta, lascia, tiralo fuori. Posso? Sì, stai tranquillo. Non si sbircia. Allora, così, tieni per favore qua, morbida, morbida. Ok, perfetto. Vieni per favore seduta, piano piano, e poi in piedi. Giriamo un attimo la testa, aspetta un attimo, posso? Ok, ti ricordi che arrivavi molto poco, guarda quanto arrivi fino alla fine. Cioè, io qua praticamente. Esatto. Qua, vabbè, eri già buona, quindi sei ancora meglio. Visto subito quanto in una sola visita puoi avere dei risultati eccezionali nella mobilità. Senti quanti trattamenti si devono fare. Dipende sempre dalla persona, dal punto di partenza. Dal mio punto di vista, per avere un risultato perfetto, ok, dobbiamo dividere il nostro lavoro in tre parti. Ok, la prima parte ovviamente è una cura. Dobbiamo togliere, si chiama la spina irritativa, cioè ciò che ti porta a irritare, creare il tuo dolore, che poi è il motivo per il quale vieni da me. Poi c'è una seconda fase, che è la stabilizzazione, che andiamo piano piano più in avanti, cioè così piano piano aiutiamo il corpo ad allontanarci, no, dalla necessità di una visita, non essendoci più la spina irritativa attiva. E poi c'è il mantenimento, che può essere mensile, può essere trimestrale. E poi non prenderò più occhi. E poi non prendiamo più occhi. Andiamo in fallimento. Vabbè. Io prendo occhi da quando ho tipo 7 anni, sembra questo problema. Poverina, certo è troppo. Va bene? Va per bene. Oggi il nostro trattamento grazie è finito. Diverso di me. Ti faccio vedere che la tua gamba sinistra non ti reggerà, ok, correttamente. Spingi in alto, ok. Allora rimani sulla destra intanto, quella buona. Okay. Rimani sull'alto destro, esatto, spingi in alto, questo vedi funziona perfettamente, e ora rimani sul sinistro, spingi in alto, e invece qua non funziona affatto, ok? E ti faccio vedere anche un'altra cosa, voglio valutare, scusa un attimo che vediamo da questo lato, riesce a ruotare 78 gradi, 79 gradi, eccolo qua, e da questo lato invece riesce a ruotare molto di più, fino a 102 gradi, ok? Quindi per farti capire che c'è una restrizione sul lato destro, è abbastanza comune che si possano creare delle problematiche del genere. Allora, vediamo un attimo la mobilità. Questa, vedi, la tua destra si muove perfettamente, la sinistra ha delle restrizioni soprattutto in lateralità, ok? Ora noi ce le andiamo a sbloccare bene. Allora, morbida. Ecco fatto. Adesso è perfetta. Questo ginocchio è sul perone dal lato opposto, quindi ci andiamo un attimo anche a sbloccare. Vedi, sistemata solo la caviglia, sei arrivata a 116 gradi, cioè giusto per farti capire quanto era importante, diciamo, la componente ascendente sul tuo sistema posturale. Ora andiamo a vedere però direttamente se ci sono delle problematiche ancora da sbloccare sull'area cervicale, anche se sicuramente sono minori. Braccia, mantieni, guarda, le dita aperte, ok? Tieni forte forte, non mi fare vincere, ottimo. Chiudi, tieni forte forte, ottimo. Spingi tutto in basso, tutto in alto, aspetta, tutto in alto, ottimo. Mantieni le braccia così, spingi in alto. E qua abbiamo una problematica sul lato destro, vedi? Quindi qualcosina da sbloccare c'è. Spingi all'esterno, anche qui.
e andiamo a stimolare queste radici. E subito, subito, spingi in alto, è super forte, spingi all'esterno, è super forte, vedi? Adesso lasciami un po' morbido, morbido il collo, guarda solo con gli occhi verso sinistra, ora guarda a destra, eccolo là, bella sistemata, ottimo. Allora, ti faccio venire un attimo pancia in alto. Per favore apri e chiudi la bocca. Allora, spingi per favore contro la mia mano in rotazione. Aspetta, adesso vai. Lascia. Spingi qui. Lascia. Ok, libera. Respiro, butta l'aria. Sulla terza lombare a destra, ora andiamo a sbloccare. Allora, uno, due. Sul fianco verso di me, per cortesia.
aiutare. Su e giù col piede. Solo con le dita. Ottimo. Allora Carlotta, ti chiedo di venire cortesemente in piedi e ricontrolliamo se la tua stabilità è di nuovo corretta. Rimettiti qui, rivolta verso di me per favore, dammi le braccia, mantieni così, spingi in alto, ok? Mi rimani per favore sulla piede sinistro, spingi e adesso sei super forte, va bene? È giusto per le tensioni che erano presenti qui, non ci stanno proprio più, la mobilità è eccellente, non c'è bisogno neanche di riprovare perché sono perfette, va bene? Quindi il nostro trattamento è assolutamente finito, grazie per aver